Hello everybody. How are you today? Welcome back to one more English lesson all together. And I want you to open your book at page 58, hmm? same page as the last lesson we did together. Numbers and sounds. Okay, we have learned the numbers until 21. Hmm? Quindi. La scorsa settimana siamo andati avanti con i numeri, abbiamo imparato i numeri fino a 21. Mi raccomando, importantissimo che voi sappiate bene questi numeri. Mm -hmm. Sono, se vogliamo, la parte più difficile da imparare dei numeri in inglese perché oggi vedremo insieme che dal 20 in avanti, il metodo per imparare a contare in inglese è piuttosto automatico. Però ripeto, Dovete aver imparato molto molto bene questi numeri qua. Quindi, come prima cosa, li ascoltiamo ancora una volta e memorizziamo bene sia la pronuncia che il numero. Mi raccomando, while you listen with your finger, point and repeat the numbers together with me. Numbers and sounds.

Molto bene, ora spero che voi abbiate appunto memorizzato questi numeri per poi andare avanti oggi insieme. Allora, l'importante, vi dicevo, per imparare a contare fino a 100 è imparare questo piccolo trucco. È fondamentale imparare le decine, ok? Quindi il 10, il 20, il 30, il 40, il 50. 60, 70, 80, 90 e poi il 100. Il nostro libro si ferma solo fino al 50 ma noi andremo avanti fino al 100, ok? E le decine sono fondamentali perché poi da queste per passare da una decina all'altra, quindi per esempio dal 20 al 30, dal 30 al 40, eccetera, basterà aggiungere le unità. Ovviamente, questo discorso vale dal 20 in avanti, perché abbiamo visto che fino al 20 invece i numeri sono quelli che avete appena studiato. Ok? Quindi il 10 sappiamo bene che si dice 10. Partiamo dal 20. 20, 30, 40 e 50. Per il momento fermiamoci qua. Ascoltiamoli bene. Mm? Listen and color the numbers. So, be ready with your colored pencils. Page 59, 59 exercise, exercise 4. Number 40 is brown. Number 40 is brown. So, with your brown pencil, color number 40. Number, number 10, 10 is purple. Number 10 is purple. Be ready to color number 10. Number, number 30, 30 is red. Number 30 is red. Number, number 50, 50 is, green. is green. Number 50 number is, green. is blue. And number 20 is blue. Ok, prendetevi il tempo che vi serve per colorarli. Poniamo bene l'attenzione sulla pronuncia di 30 e 40, mm? da non confondere. Perché 30 è il nostro 30 e 40 è il nostro 40. Ok? Poniamo anche bene l'attenzione su come viene scritto 40. Mm -hmm. 40 prende un po' spunto dal numero 4, ma non si scrive 4 come si scriverebbe il 4. Se notate bene, la U non c'è, quindi quando lo scrivete ricordatevi bene che 40 va senza U, ma solo con la O. Ok? Ok. Ora passiamo a una scheda che ho preparato per voi e che vi invierò mm, ed è la seguente. Allora, vorrei che ci concentrassimo su questa scheda insieme e la leggiamo dove vi spiego appunto come si formano i numeri da 20 a 100. Per formare i numeri da 20 a 100 è necessario imparare prima bene le decine che appunto vediamo insieme. Abbiamo detto finora 10, 20, 30, 40, 50. Sul libro ci fermiamo a 50, noi andiamo avanti. Il 60 è 60. Il 70, 70. L'80, 80. Il 90, 90. 100, 100 oppure si può anche dire 100, ok? Da qua in avanti il processo è veramente molto facile perché basterà aggiungere alle decine le varie unità. Cosa vuol dire? Spero che tutti voi abbiate ben chiaro il concetto di decine e unità. Vuol dire che per esempio se noi dovessimo dire il numero 21 mm, prenderemo la nostra decina, quindi 20, e aggiungeremo il numero 1 che in inglese si dice 1. Quindi il 21 diventerà 21. Se noi dovessimo dire il numero 22, prendiamo di nuovo la nostra decina, 20, e aggiungiamo il numero 2 dell'unità, 22. Se dovessimo dire il numero 45, prendiamo la nostra decina, forty, e aggiungiamo il 5 dell'unità, 5, quindi forty-five. Per esempio, il numero 68 diventerà 60, la decina 60, più l'unità 8, quindi 8. 60, 8. Ok? Allora, è molto, molto importante che vi studiate bene a memoria, sia come si dicono che come si scrivono queste decine, tutte quante, perché è l'unico modo veramente per imparare a contare insieme fino a 100. Ok? Ok. La lezione di oggi eh, finisce qui, non andiamo avanti più di tanto perché voglio che questo concetto vi sia bene bene chiaro. Hm? E per la prossima volta vi darò dei numeri da scrivere, hm? diversi numeri quindi dal 10, anzi, probabilmente anche dall'1 al 100. Mi raccomando, cercate di memorizzare prima come si scrivono e poi proveremo. A fare questa, questa semi verifica dove appunto dovrete saperli scrivere è sempre importante tra le decine e le unità mettere il trattino. Ok, quindi appunto, come abbiamo visto nella scheda che vi ho presentato prima, ad esempio: 42, 40 il trattino è il 2, il trattino fa proprio parte del numero quindi va sempre messo. Lo ricordatevelo bene. Okay? ok, bye bye. And see you next week. Bye.